Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Devo dire che mi sorprende il fatto che il capitolo inizi in questa maniera, senza nessun incipit di sorta. Ma insomma, andiamo un po' a vedere cosa ci aspetta oggi. Ho recuperato anche una pietra tasca vulcaniano che una volta che finisci un certo numero di piani ti dà una pietra. E questa pietra dà accesso a altri dungeon. E ogni volta che finisci appunto questi nuovi piani puoi accedere ad altri 3 o 4. Ad ogni modo non è questo l'importante perché, come ho detto, oggi farò tutto quanto il capitolo 7 di volata. Quindi iniziamo subitissimo con il primo Chrono Omen, il primo big boss di questo nuovo capitolo. Andiamo. Con Michelin in squadra non ci vorrà molto per attraversare tutti quanti i piani richiesti ed arrivare al big boss. È molto simile al precedente, però ci sta. Mi piace però, con due spade, carino, molto carino. D'altronde qui è custodita l'ultima spada sacra. Giavellampo? Si chiama lui? Sì, perché c'è Giavellampo ed Equilanciere. Equilanciere è l'evoluzione, se non sbaglio. In questi dungeon si trova anche Zardo. Molto interessante, dato che ho una spada per fonderlo. Oh, il primo boss, eccolo. Questo già affrontato su Blaster Steel, su Yo-Kai Watch 3. Molto carino come boss, non male. Però non è che... Dov'è? Ah, eccolo qua, bene. Ah, mo fa quella cosa che si trasforma in maschera. Dannazione, quanto lo odio. Aiuto, ok. Mamma mia, Overnian con un attacco? Bene, Chansu! Facciamolo fuori! Ah, ho sprecato l'occasione. Perché sapete che succede? Quando metti blasters o un'arma, cosa succede? C'è il timer. Arriva il timer e tu puoi continuare ad attaccare con l'arma e quindi ricevi proiettili per le armi. Oppure cambia, rimetti il combattimento a mani nude, classico, e ti dà le sfere Oni. Quindi ho sprecato un'occasione. Vediamo un po' chi è il secondo. Ah, oh, questa è l'evoluzione di Falluscus. Mi sembra che si evolve in un abominio. Mi dispiace un po' dirlo, però certi yokai sono inguardabili, così come alcuni Pokémon. Vediamo un po' sto boss. Mamma mia, ragazzi. Ah, mi dispiace, ma dai, cos'è? Sembra un millepiedi. Un millepiedi fatto male. Un millepiedi fatto male. Non potevo dipingerlo in maniera migliore. Ancora nulla di lore? Allora, ho detto, bisogna arrivare fino in fondo. Avrei comunque giocato questo livello, questo capitolo per intero, anche ci fosse stata lore in mezzo. Perché grazie a Michelano, appunto, come ho detto all'inizio del video, è molto veloce attraversare i vari livelli, i vari piani degli altrettanti vari piani. È un po' ridondante, però... A proposito, ha tre spade questo tipo. Quello di prima ne aveva solo due. Anche perché ha quattro braccia e dovrebbe essere tipo una divinità, visto che dietro ha quel classico cerchio che hanno tutte quante le divinità, che non ricordo il nome.
In realtà, anche perché solo una volta mi è capitato di sentire il nome tecnico di quel cerchio. Un altro boss. Boh, non l'ho centrato. Per meno male. Boh, non lo so se l'ho centrato o meno. Non si capiva bene. Vedevo danni, ma erano pochi. Ok. E questo è andato. Ora manca l'ultimo boss, in teoria. E poi lore? O ce la danno adesso un po' di lore? Abbiamo fatto tre boss in scioltezza? Non ancora. Allora facciamo una cosa. Voglio andare un attimino da Scavulcaniano e vedere una cosa. La pietra per oggi me l'ha già data, ma questa è un'altra pietra. Quindi voglio vedere che piano mi apre nell'ultimo dungeon. Ah. Ma l'ultimo boss, il big boss di questo dungeon, è ovviamente uno yokai che ha le spade. Bushiho, Re Bushi, ovvero Shogunian. Però Re Shogunian, c'ha un nome diverso in italiano, così come in inglese e in tutte le altre lingue. Però se lo battiamo ci dà la Nyastet, quindi sarebbe tipo Bastet, però Nyan perché yokai watch, quindi... Va bene, facciamolo! Ecco, lore prima di cominciare il livello. Oh, è importante. Se fa queste inquadrature particolari. Ah, ma quello è il vecchio. Bene, Busters, finalmente è giunto il momento di prendere l'ultima spada del tesoro. Beh, io l'ho chiamata spada sacra, ma stiamo lì. Quindi sei venuto ad augurarci buona fortuna? Sì, una cosa del genere. Ad ogni modo, questa spada del tesoro è davvero molto importante. La più importante di tutte. Whisper dice che ha un atteggiamento un po' strano, dato che è venuto fin qui solo per dirci che è la spada più importante di tutte. In genere, quando prendevamo una spada, poi lui veniva. Invece adesso è venuto a dircelo prima. Per quale ragione? Perché è così importante questa spada? Ah, ci sta dicendo che perché questa volta è molto più pericoloso il dungeon, quindi dobbiamo stare molto più attenti. Non c'è comunque motivo di preoccuparsi più del dovuto. Quando troverete la spada, lo capirete e potrete sottrarla senza conseguenze alcune. Non c'è da preoccuparsi. Con un grande avventuriero come me, recuperare quel tesoro sarà un gioco da ragazzi. Poi ha espresso più volte il concetto di grande. Dai, dai, dai. Quindi i zombie attiveranno le trappole per noi così da poter stare più tranquilli. Ma che stai dicendo? Sì, era solo una battuta. Non ci scaldiamo più di tanto. E lui dice sempre Zura. Non è che io sia preoccupato, anzi, non ho alcun tipo di... Dove esce lei? Non ho alcun tipo di preoccupazione particolare, anche perché dovevo disfarmi della roba che ho nello zaino. Questa era la mia preoccupazione, a dire il vero. Ah, questo è subito ora. O è addirittura già l'evoluzione. Può essere? Quella bomba che si attiva appena ci passi vicino. È una bomba di prossimità? Una mina di prossimità? Chissà com'è. Sì, calmino però, l'ho affrontato una volta? Sì? Sì? Wow! Ah, di poco ma l'ho preso! Quell'attacco... No, niente, non l'ha fatto. Oddio, che fa? Ah, lo spiritello, ok. No, ragazzi, non ditemi che si è buggato. Ah, ok. Si è svegliato al letargo, bene. Bene. No, ho provato a usare la spada, ho... Sì, la spada a catena effettivamente. Si chiama spada a catena. Andato. Dicevo, volevo usare le armi per vedere se si poteva attaccare in qualche modo.
Abbiamo preso l'ultima spada. Ma senza neanche aprire un coso. Niente, così. Ben fatto, Busters. Vabbè, qui il testo scorre, dopo lo metto dopo in sovrimpressione. Molto veloce poi parto, non è neanche lento. Non è finita qui, c'è qualcosa che non va. Potrebbe essere l'anziano il problema? È Bundori. Può essere? Quella era una risata. La vecchia! Ah no! Ah, com'è? Sembrava uguale, sembrava. Maledetto, ci ha fregato a tutti. Sì, è uno della famiglia Bundori. Spot. Non so se Spot o Spotto. Quindi dobbiamo affrontarlo? Va bene! Ecco perché allora ci ha dato questo. Quello strano ending. Vai! Perché? A che è servito? È alquanto imbarazzante per la famiglia Bundori questa cosa. E il testo continua ad andare per conto suo. Vabbè. Quindi ora il pericolo è passato, però lui ovviamente si riprende e scappa dalla famiglia. Il fatto è che ho letto che si possono reclutare i membri della famiglia Bundori nel post-game. Però non penso che li affrontiamo tutti, o sì? Forse lui è il primo di una serie? Sicuramente affronteremo anche Dandori, per forza, deve essere per forza un boss della storia. Non può essere altrimenti, sarebbe troppo facile se no. Si è ripreso, sì. Ti aspettavi che non si riprendesse? Però comunque sia, avendolo sconfitto dovremmo... Dovremmo comunque sia avere noi la spada. Giusto? Eccola! La spada del potere. E l'ingranaggio che ci avevano rubato! E beh, ovvio, certo! Perché loro avevano l'ingranaggio. E adesso siamo pronti per affrontare quel dungeon. Bene, allora. Vai così, ragazzi. Come ho detto, avrei fatto tutto quanto il capitolo 7 in questo episodio. È durato pochissimo. Una mezz'oretta ci ho messo grazie a Micellano, che ci faceva sgusciare come un'anguilla nell'acqua. E allora, Cuge, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2. Siamo sempre più vicini alla conclusione di questa avventura.
Poi inizierà Pokémon Scudo sul canale. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!